abbiamo bevuto una cosa buonissima, un intruglio di ciliegie, fragole, mare di patria, di tutto di più, tutto bene. Allora ragazzi, ci siamo per il super domandone finale, domande a risposta aperta, chi strucca per prima il button risponde. Andiamo a spediti, guardateci di là, mi raccomando. Allora, quando la moglie del re cadde da cavallo, si prenotano i ragazzi della Gramsci in passato, 20 secondi di tempo per confrontarsi e rispondere. Nei migliori anni della sua vita. Bene, punto alla Gramsci in passato, andiamo avanti. Il principe si affacciò per vedere l'orsa e vide che Preziosa, per acconciarsi i capelli, si era... Si prenotano i ragazzi della Gramsci in passato, mi raccomando, 20 secondi entro cui dovete anche rispondere. Si era tolta il bastoncino da bocca. No, allora, ragazzi, io termino la domanda e hanno quindi la possibilità da regolamento rispondere loro. Quindi, che Preziosa per acconciarsi i capelli si era tolta il bastoncino dalla bocca. Cosa si pettinava Preziosa? Ragazzi, non dovete prenotarvi, 20 secondi di tempo per rispondere. Le sue treccine d'oro. Bene, i 60 punti vanno alla Mauriello. Ultima domanda. L'orsa prese la gallina, la scottò, la spennò e dopo averla fatta a pezzi, parte ne ficcò in uno spiedino e parte che ne fe... Si prenotano i ragazzi. Un gratinato. Un gratinato, sì, bene, 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 60 punti. Oddio, che cosa succederà adesso? Io poso la mia cartelletta perché a questo punto il gioco non ci serve più. Mettiamo qua la cartellina, vediamo un poco il punteggio a quanto ammonta e vediamo che cosa è contenuto nelle buste che i ragazzi hanno scelto. Perché in una, e non sappiamo qual è, c'è un imprevisto, cioè una domanda a cui i ragazzi risponderanno e può valere 0, 50, 100, raddoppio, addirittura di mezza. Mentre nell'altra, e non sappiamo in quale busta, c'è un messaggio del Basile, così, che ha deciso di dare. Vi ricordo che c'è un ripescaggio e lo scopriremo più in là. Vi ci siete? Sì, siamo pronti. Dunque, nell'ultima manche... La Gramsci ha totalizzato 120 punti, mentre la Mauriello 60 punti. Quindi il totale complessivo fino a questo momento è 405 Gramsci, 300 Mauriello. Quindi in realtà al momento la Gramsci in passato supera il turno. Al momento. Al momento, al momento, perché non sappiamo ancora cosa è contenuto nelle buste. Mister Notario, busta A e busta B, vi ricordo, non si sa che cosa c'è. Potrebbe cambiare tutto. Allora... La busta B è della Gramsci in passato, c'è scritto anche qua, la busta A è della Mauriello. Quale busta apriamo per prima? La Mauriello. Quella della Mauriello. Allora, lei la busta B della Gramsci in passato, vediamo un po' se c'è l'imprevisto o c'è la domanda qua, non si vede niente. Basile dice... Che vi dice Basile? Su Basile che cosa vi dice? Vediamo un po'. La prossima puntata gradirei qualche melannurca. Ragazzi, la prossima puntata dovete portare qualche melannurca. A voi. E quindi, non è detto ancora, ragazzi, perché potrebbero anche dimezzare, quindi non sappiamo che cosa è contenuto in questa busta. Sicuramente l'imprevisto. Vediamo. Infatti, ecco qua, imprevisto. Io prendo la cartellina, sta bellina, bellina. Sta al contrario. Allora ragazzi, la domanda è questa. Oh, mamma mia. La vecchia suggerì a Preziosa di infilare un bastoncino in bocca. A quel punto si sarebbe trasformata in un orso e sarebbe potuta scappare via dal padre. La ragazza abbracciò la vecchia e cosa le diede? Avete 20 secondi di tempo. Del lardo, del prosciutto e della farina. Farina, che avete detto? Lardo e del prosciutto. Bene, 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 vediamo. Shh. 50 punti. Andiamo, vedete? 50 punti.
accipicchia. Allora, mister notaio, quindi il turno lo supera la scuola Gramsci in passato con un totale di 455 punti. Bene. La Mauriello si ferma a 300 punti, ma la Rita Levi Montalcini ha un punteggio più alto del vostro, quindi mi dispiace ragazzi, per quest'anno la vostra avventura termina qui, mi dispiace tantissimo, però continuate a seguirci, continuate a viaggiare sulle ali delle fiabe di Basile, vi auguro davvero il meglio, però applauso. Adesso però, ragazzi, voi state dove zitti, la morale del giorno qual è? Aspettate, c'è la vecchia zita, per piacere datele spazio. Vecchia zita! Chi fa bene, sembra bene aspetta. Ecco, quindi ragazzi, questo viene proprio a voi. Qual è la morale? Oi. L'ha detto la vecchia. Chi fa bene, sembra bene aspetta. Bravi, bravissimi ragazzi. E allora, grazie mille a tutti quanti voi di averci seguiti. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ritroveremo la Gramsci in passato nella seconda fase. Ritroveremo sicuramente anche i nostri amici, perché quando uno entra in questo regno non se ne esce mai più. Grazie mille ancora a tutti. Grazie mister notaio, grazie al timer romano. E adesso vi lasciamo con la morale. Chi fa bene, sembra bene aspetta. We'll be right back.